Un evento straordinario nelle Marche in occasione della celebrazione della giornata della donna. Tre stelle olimpiche schierate con difesa legittima sicura per aiutare le donne ad acquisire consapevolezza dei diritti e delle loro potenzialità per prevenire abusi e violenze. Viviana Bottaro, bronzo nel luglio scorso a Tokyo nel karate, Rosalba Forciniti, bronzo nel judo a Londra nel 2012 e Lucia Morico, bronzo nel judo ad Atene nel 2004. Tre campionesse che hanno vissuto due giorni nelle Marche e che si sono ritrovate al Palazzetto dello Sport di Ostra grazie a difesa legittima sicura, per l'appuntamento consapevoli dei diritti, sicure di se stesse, per una festa della donna con meno mimose e più arti marziali. Per me è un privilegio poter dare anche solo qualche consiglio, portare la mia esperienza alle persone. Io sono un'atleta che, insomma, è abituata a gareggiare, abituata a girare il mondo per le competizioni, però questi eventi insegnano tantissimo anche a me a mettermi in gioco su altri punti di vista. A fianco di difesa legittima sicura si schierano anche l'Unione dei Comuni, Terre della Marca Senone, comprensiva di 7 comuni, e il Comune di Ostra. Nel contesto si è svolta una lezione dimostrativa gratuita di difesa personale, con semplici tecniche accessibili a chiunque, aperta a tutte le donne e agli studenti delle scuole superiori. Sapersi difendere al mondo d'oggi, nella società in cui ci ritroviamo, credo che sia un passo veramente fondamentale per noi, per le generazioni future e soprattutto anche per noi donne. Uscire di casa la mattina presto, rientrare a casa in un orario un po' più, diciamo, più tardi, dobbiamo essere tranquille e sicure di poterlo fare senza crearci tanti problemi. Ci sono alcune tecniche che abbiamo tirato fuori dalle nostre arti marziali, adattandole alla difesa personale. Già noi capiamo che anche un atteggiamento sicuro può in qualche maniera portare via l'avversario da noi, l'avversario in questa volta l'aggressore. E però vediamo che molte violenze avvengono in famiglia e quindi chiediamo alle donne più che altro di denunciare e poi noi faremo una rete di protezioni intorno a loro. E poi spettato al coordinatore nazionale di difesa legittima sicura, avvocato Roberto Paradisi, il compito di illustrare il progetto e approfondire giuridicamente il tema della tutela dei soggetti vulnerabili. Il noto legale marchigiano, convocato anche dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per presentare il progetto ed esprimere un parere sulla riforma della legittima difesa, ha ricordato da una parte che difendersi nella legalità è sempre più complicato, dall'altra che la battaglia per i reati sommersi e non denunciati nella violenza sulle donne è ancora agli albori. Noi per l'8 marzo vogliamo regalare alle donne non un mazzo di fiori, un po' meno romanticismo, ma il più grande regalo che possiamo fare è la consapevolezza e la sicurezza. La consapevolezza dei propri diritti. L'80% delle donne che oggi subisce abusi sessuali, violenze domestiche, maltrattamenti in famiglia, stalking, non denuncia, decide di non denunciare. Consapevolezza dei propri diritti, dei mezzi giuridici, ma anche sicurezza in se stesse. E allora il grande progetto di difesa legittima e sicura, che è presente in 18 regioni italiane, che è partita proprio qui, dalle nostre Marche, vuole dare proprio questa risposta alle donne.